Siamo nel cuore della capitale, all'interno dell'Aranciara di San Sisto, per un imperdibile appuntamento. Per tutti coloro che vivono il mondo del whisky, benvenuti a Spirit of Scotland! La squadra nasce ormai 3 anni fa da un'idea mia, che sono Andrea Fuochi, uno dei, diciamo, organizzatori fondatori della manifestazione, e Rachel Rennie, che è la mamma del mio migliore amico scozzese. C'era un po' un vuoto a Roma di questi tipi di manifestazioni, nel senso che sono molte manifestazioni sulla birra, sul vino, eccetera, ma mancava, secondo noi, un evento del genere sul mondo del distillato. Un po' lo spirito della Scozia in generale, che raccoglie, canta sé, oltre al whisky, ovviamente il focus della manifestazione, anche tutto ciò che lo circonda, dal food, dalle tradizioni, dal golf come abbiamo fatto quest'anno, dalla birra, dal folklore. Quest'anno ci sono i B-Folk, che suoneranno musica scozzese e anche un po' di irlandese, visto che tra poco è St. Patrick. Le origini sono di un gruppo di smuggler, cioè dei produttori che non erano proprio legalizzati a produrre questo nobile distillato, che poi hanno sfruttato una legge per mettersi in regola e pagando un'accisa e pagando praticamente il diritto di tasse allo Stato, per cui non è stato proprio il migliore degli inizi, no? Però poi si è sviluppato attraverso, anche in tutta la Scozia, attraverso anche la rete ferroviaria, e adesso la Scozia detiene la maggior parte della produzione del whisky. A livello personale, per me non si aggiunge l'acqua. E diciamo che c'è anche il libero arbitrio, ognuno può scegliere come gustare il proprio whisky. Bisogna capire uno perché beve whisky, nel senso che molte popolazioni usano il whisky anche come pasteggio, soprattutto in Oriente. È naturale che uno non può pasteggiare con un prodotto che titola 46, 57, 40 gradi alcolici, per cui si ha una necessità proprio biologica di diluirlo anche a 25 gradi. È l'occasione di Spirit of Scotland, è l'occasione di parlare con i giovani. Non sembra, ma sempre più c'è da parte dei giovani un interesse nel mondo del single malt scotch whisky, e quindi abbiamo l'opportunità in questo caso di avere un nostro spazio, che facciamo degustare i nostri whisky, che sono diversi, perché la Geo ha whisky un po' che coprono un po' tutta la zona di produzione del whisky. L'isola di Islay abbiamo la Gavon in Caolilla, o il Tallinn, che sono l'isola di Skye. E quindi raccontiamo come la diversità di whisky sia legata al territorio e come ogni zona rappresenti, dal punto di vista di prodotto, una cultura, una tradizione, e quindi un risultato aromatico diverso da un whisky all'altro. Il prodotto più intrigante che abbiamo quest'anno è sicuramente il nuovo Talisker 1985, un Talisker distillato quindi in quella data, imbottigliato nel 2013, quindi un Talisker che è invecchiato 27 anni, quindi un lungo invecchiamento per un whisky che, essendo un whisky delle isole, un whisky molto torbato, sapido, e con il lungo invecchiamento, diciamo così, il legno lo ammorbidisce, toglie un po' le spigosità, e abbiamo un prodotto veramente di grande levatura. Lo stesso prodotto, che è anche però molto più raro, potrebbe essere il Lagavulin 37 anni, altra chicca di imbottigliamento del 2013. Un Lagavulin così invecchiato non era mai stato imbottigliato, e 37 anni è veramente quasi una vita. Quindi assaporare un whisky ancora una volta così invecchiato è sicuramente un'emozione unica. Qui c'è l'opportunità di trovare qualsiasi cosa, perché ci sono quasi 3.000 etichette, per cui un po'. Anche sono gli stessi stendisti che consigliano, fanno le domande, ma lei è un operatore del settore, ma lei è la prima volta che assaggia whisky. Per l'evento abbiamo chiesto espressamente alle distillerie, chi ha organizzato il master, di mettere nel core range dei prodotti in degustazione delle bottiglie che non avrebbero trovato sul mercato.